Professoressa, io ormai mi trovo in quarta liceo e non lo so, sto quasi giungendo alla fine del mio percorso scolastico della scuola secondaria e mi chiedo cosa potrò fare una volta uscita da qui, nell'ambito lavorativo, cosa mi porterà a fare questa mia scelta scolastica. Il tuo percorso di studi è stato molto ampio, hai studiato italiano, hai studiato matematica, hai studiato tutte le materie che ti possono aprire qualsiasi percorso universitario, quindi chiaramente avendo studiato nel triennio 5 ore di scienze umane e 3 di filosofia, forse mi viene da pensare che sceglierai una professione, diciamo, indirizzata all'altro, a prendersi cura in qualche modo di se stessi e degli altri. Hai fatto un percorso scolastico che ti ha portato a questo ed anche un percorso di, come dire, alternanza scuola-lavoro, si diceva prima, il PCTO, che ti ha portato a vedere sia le residenze per anziani, sia le scuole materne, sia i centri di igiene mentale, per cui hai avuto, insomma, modo di sperimentare sul campo quello che hai studiato in classe. Quali sono invece le esperienze che hai vissuto te come più significative nel tuo percorso? Per ora ho svolto soltanto l'alternanza scuola-lavoro di terza e dovevamo andare negli RSA, quindi nei centri per anziani, e quella sicuramente è stata un'esperienza significativa, inoltre altri progetti extrascolastici come progetti sull'ecologia e sull'alimentazione. Io vi consiglio caldamente di venire da noi proprio perché questo indirizzo vi apre l'orizzonte su molti ambiti lavorativi e di studio e niente, spero che una volta venuti da noi vi possiate trovare bene come è successo a me. Professoressa, sono quasi giunto al termine dei miei studi. Cosa potrei fare dopo il liceo classico? Dopo aver fatto il liceo classico puoi fare qualsiasi cosa. L'accesso è aperto a qualsiasi facoltà e sarai preparato per affrontare qualsiasi percorso. Non hai trascurato la parte scientifica, pur avendo curato in modo particolare la parte classica umanistica. Stai tranquillo. Quali sono le esperienze che ti hanno segnato? Cosa ti porterai dietro da questo percorso? Le esperienze che hanno segnato questo percorso sono tante, infatti più che di singoli eventi mi porto dietro una lunga serie di episodi che mi hanno cambiato, mi hanno insegnato tanto. Sicuramente non potrò dimenticarmi l'ansia prima della versione, il ripasso di greco o di latino, la traduzione quei pochi minuti prima del compito per essere sicuri, che sembrano delle sciocchezze, ma in realtà ci hanno preparato in qualche modo. Ci hanno preparato a gestire la pressione che ci viene data inevitabilmente dalla scuola. In generale la scuola ci ha preparato ad organizzarci, avendo un carico di studio non indifferente. Sicuramente la capacità di organizzazione è una qualità che mi è stata data da questa scuola. In generale ho imparato tanto come cultura, ho imparato tanto nell'apprendimento, ho imparato un metodo di studio, ho imparato un sacco di cose che mi porterò sicuramente dietro tutta la vita. Mi appello ai ragazzi di terza media che sono indecisi sul liceo da scegliere e non sanno quale strada intraprendere. Non fatevi influenzare da alcun pregiudizio, il classico è una scuola per tutti, una scuola molto bella che se fatta con costanza e impegno non vi deluderà. Professoressa, io sono in terza, però sto già pensando a un pochino gli sbocchi che mi potrebbe dare il mio indirizzo e quali vantaggi lavorativi. Stai frequentando il liceo economico sociale, per cui stai studiando diritto ed economia dalla prima, lo studierai fino alla quinta per 3 anni, studierai una seconda lingua moderna, lo spagnolo, avrai quindi la possibilità di iscriverti a qualsiasi facoltà, studiando anche 4 ore di matematica, rispetto una in più rispetto agli altri licei, quindi avrai veramente la possibilità di scegliere sia nell'ambito umanistico che nell'ambito scientifico quello che vuoi. Certo che molti dei tuoi compagni hanno scelto indirizzi, diciamo, volti a lavorare poi in studi legali o in banche o comunque in ambiti che abbiano a che fare col diritto e con l'economia, però non necessariamente. Quali sono invece le esperienze che porterai con te di questo percorso? Fino ad ora non ho vissuto tante esperienze significative perché non ho ancora avuto il piacere di iniziare l'alternanza scuola-lavoro, che di sicuro mi farebbe vivere un sacco di belle esperienze. Però ricordo molto bene una delle prime ore di diritto della prima superiore, in cui si vide un video riguardo alla Costituzione italiana di Benigni, e grazie a quel video
capì l'importanza del diritto e soprattutto l'insegnamento del diritto. E quindi dopo questa scoperta iniziai ad amare il mio indirizzo. Consiglio il mio indirizzo perché è un liceo comunque che riguarda l'attualità, una cosa molto importante. Io considero il liceo dell'attualità perché vengono insegnate materie che riguardano il mondo circostante e che ci ancorano un pochino a questo e ci danno anche però il materiale di analizzarlo e di interpretarlo, quindi rendendoci anche più critici. Io ho quasi terminato il mio percorso scolastico e quali ambiti professionali potrò andare a prendere. Potrai proseguire gli studi in ogni ambito, umanistico prevalentemente, ma non necessariamente. Potrai proseguire nell'ambito degli studi artistici, quindi accedere al DAMS, oppure accedere alle Accademie di Danza di Milano o di Roma, oppure trovare una professione inerente al mondo dello spettacolo, danza o coreografia o qualsiasi cosa che possa essere relativa allo spettacolo. Il liceo coreutico è un indirizzo così particolare che io vorrei sapere cosa ti ha colpito di più, cosa sembra a te fondamentale, essenziale, bello in questo percorso. Un'esperienza molto particolare che facciamo noi a scuola ogni anno è il saggio, che prepariamo con gli insegnanti a metà febbraio e si svolge tutti gli anni, sempre, a fine maggio. Questo saggio è, a parte bello, comunque tiene un filo conduttore di cui la quinta è protagonista, ma non c'è soltanto questa esperienza, ma anche l'audizione per Rotterdam, ovvero per la Codex, una scuola che dà molte possibilità e sia appunto in Italia che all'estero. Ragazzi e ragazze, vi invito a venire a frequentare meglio questa scuola perché offre grandi opportunità sia lavorative sia comunque universitarie e ci vuole passione, comunque ci vuole impegno, però avrete grandi soddisfazioni perché è una bella scuola, ve la consiglio. Io sono in terza musicale e sto già pensando al dopo. Che cosa potrò fare? Che sbocchi lavorativi troverò? Allora, i tuoi sbocchi lavorativi potranno essere nell'ambito appunto della pratica strumentale come musicista in orchestra, per esempio, come insegnante, anche come critico musicale, tecnico del suono, tecnico di studio di registrazione, anche puoi specializzarti per esempio nell'ambito della liuteria, cioè nella costruzione degli strumenti, nell'ambito della discografia per esempio, quindi vari sbocchi che il nostro liceo ovviamente prepara per una formazione mentale che poi dovrà svilupparsi poi anche in conservatorio o all'università e quindi seguire poi ognuno i propri percorsi secondo le proprie inclinazioni musicali. Quali sono state in questi primi 3 anni che sei al liceo musicale le tue esperienze più significative, quelle che ti sono piaciute di più? Sicuramente un'esperienza molto significativa è quella della musica d'insieme, cioè suonare con altri strumentisti, non per forza che suonano il tuo stesso strumento, quindi suonare con un'orchestra, con una vera e propria orchestra, perché aiuta a formare rapporti interpersonali e sicuramente un'altra esperienza molto significativa è stata quella dello strumento, perché infatti le lezioni di strumento sono individuali e il rapporto uno a uno insegnante-docente è sicuramente una cosa molto positiva e che aiuta appunto, che invoglia magari anche gli studenti a studiare di più e a poter poi proseguire gli studi al meglio. Io vi consiglio di venire qui perché se amate la musica è il miglior posto che potete trovare, perché
si studia la musica, si studiano i repertori, si studiano diversi repertori, dal repertorio classico al repertorio moderno, quindi non è assolutamente soltanto musica classica, anzi in questi ultimi anni proprio appunto con l'orchestra si sta facendo anche musica moderna. E quindi se amate la musica e se siete pronti a dedicarvi alla musica, diciamo a tutto tondo, vi consiglio di venire veramente al Musicale. Allora, se avete i vostri figli che amano la musica, che hanno già fatto esperienze in questo ambito e vogliono proseguire, approfondire, venite quindi al nostro liceo musicale, che apre a varie esperienze, non solo nello studio dello strumento singolo, ma anche nell'opportunità di un secondo strumento che viene appunto consigliato, e anche approfondire le capacità compositive, le tecnologie musicali, cioè tutta una serie di ambiti a corollario dello studio appunto specifico strumentale. Oltre a questo, anche importante per la musica d'insieme, facciamo molti progetti che coinvolgono l'orchestra, piccoli gruppi, collaborazioni con enti varie, perciò insomma è veramente una ricchezza musicale per i vostri figli. L'offerta formativa dei licei Niccolini Palli è molto varia, passa dal liceo classico al liceo delle scienze umane, liceo economico-sociale, liceo coreutico e liceo musicale, ognuno con le proprie peculiarità, con le proprie specificità, tutti aperti a qualsiasi indirizzo universitario poi i vostri ragazzi decidono di intraprendere.